Sta succedendo qualcosa di strano al nucleo terrestre, e gli scienziati devono capire in fretta. Uno studio ha suggerito che potrebbe essere formato da uno stato ancora diverso, che in natura non siamo abituati a vedere. 16 febbraio 2022. Quando pensi al fatto che ormai sulla Terra non c'è più nulla da scoprire, ricordati sempre che l'interno del pianeta per noi è parzialmente misterioso, soprattutto il nucleo. Dato che non possiamo scavare per 6,371 km per arrivare a osservarlo dal vivo, ci serviamo delle onde sismiche per tentare di raccogliere dati che riguardano la sua natura. Ora un nuovo studio pubblicato su Nature ha messo in dubbio che il nucleo terrestre possa essere solido, suggerendo invece sia formato da uno stato superionico fatto di idrogeno, ossigeno e carbonio. Un qualcosa, difficile da definire, né solido né liquido. Questo tipo di condizione ha caratteristiche ben precise, diverse da quelle che siamo abituati a vedere in natura. Nell'acqua superionica, ad esempio, prodotta di recente in laboratorio, temperature e pressioni estremamente elevate rompono ogni molecola d'acqua, lasciando che gli ioni ossigeno formino un solido, mentre gli ioni idrogeno fluttuano più, come un liquido. Unendo i dati raccolti dalle onde sismiche e utilizzando una simulazione al computer, il team di ricerca ha scoperto che le leghe di ferro con carbonio, idrogeno e ossigeno potrebbero funzionare allo stesso modo dell'acqua superionica. Gli atomi di ferro erano solidi nella struttura del reticolo cristallino, mentre le molecole di carbonio, idrogeno e ossigeno si diffondevano, attraverso il mezzo, creando l'elemento liquido. Questo studio però non risolve i misteri che rimangono sulla struttura del nucleo terrestre. Siamo solo all'inizio del nostro viaggio al centro della Terra. Fonte: esquire.com.